Bella a tutti i Freewheelers, buon anno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Spliff Break. Quest'anno abbiamo cambiato un po' il modo di fare le riprese, stiamo sperimentando nuove prospettive, stiamo cercando di migliorarci, ovviamente grazie a tutti i suggerimenti che ci mandate tutto l'anno, tutto il giorno, tutti i giorni nei commenti e in privato alla mail direzione chiocciolafreewheel.it, quindi grandissimi. Continuiamo a spingere, a rimanere compatti verso il nostro obiettivo, perché quest'anno sarà un anno particolare dove vedremo l'evolversi della situazione del referendum. E vedremo come potrà evolversi soprattutto anche la situazione del Presidente della Repubblica, che coinvolgerà poi la situazione del Presidente del Consiglio, eventualmente nuove elezioni eventuali e eventualmente lo slittare del referendum all'anno prossimo. Quindi questa situazione andrà monitorata, dovremo tenerla sicuramente sotto controllo, ma ne parleremo nei prossimi giorni perché oggi è arrivata una notizia su quello che è accaduto ieri, in realtà entra in vigore domani in Francia, la vendita di foglie, fiori di CBD, chiamiamolo così, a prevalenza CBD per semplificare, viene totalmente resa illecita. Questo è accaduto a causa di un decreto che è stato approvato ieri, il 31 di dicembre, è stato approvato dal Ministro della Salute, quindi è un provvedimento di salute e di ordine pubblico che vieta la vendita dei fiori e di foglie di piante industriali, eccetera, eccetera, CBD, eccetera, eccetera. Ma comunque ne permette l'uso di fiori e foglie a livello di estratti, a livello di utilizzo industriale e quindi poi per lo sviluppo di alimenti e cosmetici. Ed entrerà in vigore domani, 2 gennaio 2022, quindi dopo un anno entra in vigore. Questo fa sorridere, ovviamente stiamo scherzando, ma la notizia è abbastanza clamorosa perché questo era già stato abbastanza criticato e contestato anche dalla Corte europea, alla quale aveva fatto appello appunto alcuni esponenti francesi per cercare di contrastare la norma del governo, che invece ha risposto così: prima si applicava soltanto una norma che andiamo a vedere in che giorno era stata emanata, il 22 agosto del 1990, pensate, era in vigore questo decreto che veniva interpretato così dal governo in maniera negativa contro i fiori e le foglie di prevalenza CBD. Ma invece ieri hanno voluto introdurre un vero e proprio decreto che sostituisce questo decreto del 90 e quindi diventa attualissimo e ne vieta ufficialmente la situazione e la vendita, se non per estratti a uso industriale, poi alimenti e cosmetici. La Corte europea si era espressa negativamente perché anche secondo molti esponenti francesi, ricordiamolo, vige e dovrebbe essere in vigore un trattato di libertà di scambio e di commercio delle merci nell'Unione Europea e nei paesi aderenti, e il CBD, non essendo classificato come narcotico, come sostanza da vietare, ecco allora che si dovrebbe inserire, secondo anche la Corte europea, dentro questo trattato di libero commercio. Ma, come detto, questo è stato superato, o comunque si cerca di superarlo, con il decreto di ieri in Francia. Questo, secondo molte associazioni che ci hanno già scritto dalla Francia, potrebbe produrre un disincentivo di spesa e una perdita di fatturato oltre il 70% rispetto alle attività di rivendita che sono state aperte in questi ultimi anni su questo settore. Questo, insomma, è pazzesco, quindi vedremo sicuramente che ricaduta avrà a livello economico, come risponderanno a livello sociale e vedremo come si evolverà la situazione, perché molti hanno già detto che questo decreto non è coerente con la normativa francese, quindi deve essere distrutto assolutamente, ma il governo è favorevole. Quindi sicuramente vedremo l'evolversi nei prossimi giorni. Bella a tutti i Freewheelers, ancora auguri di buon anno a tutti, ci vediamo nel prossimo aggiornamento. Fino alla libertà!